e l'augurio per il Santo Natale. Lo rivolgo a tutti anche quest'anno, per quanto le congiunture ci vedano ancora molto preoccupati. Nelle nostre Caritas ci rendiamo conto, tocchiamo con mano le ansietà delle nostre famiglie, in modo particolare relative al lavoro, e questo tocca particolarmente i nostri giovani. L'augurio è che il Santo Natale sia un momento non soltanto di pausa per queste angustie, ma anche di speranza per il futuro. Vorrei ispirarmi alle parole di Zaccaria, il quale canta e dice che Dio ha visitato e redento il suo popolo. Una prima riflessione su questa parola visita. In genere le nostre visite sono occasionali o comunque provvisorie, a tempo, a scadenze. La visita di Dio non è occasionale, è voluta, anzi è pensata sin dall'inizio della creazione. Da sempre Egli ci ha amato e non è una visita a tempo. Egli ci ha visitato per stare con noi, per rimanere con noi, per abitare in mezzo a noi. Zaccaria aggiunge che non ha soltanto visitato, ma Dio ha anche redento il suo popolo. Ecco, a me pare molto significativa questa cura che Dio vuole prendersi di ciascuno di noi. Lì ci visita, ma per prendersi cura di noi. E la sua presenza allora è una presenza benevola, è una presenza di guarigione, una presenza fatta per ciascuno di noi. Egli si mette in relazione con ciascuno di noi. Vorrei dire che così devono essere anche le nostre visite, così devono essere anche i nostri incontri. Metterci gli uni accanto agli altri per sentirne la responsabilità dell'altro e per prenderci cura di lui, per avere a cuore il suo bene, per condividere le sue speranze, per aiutarlo a guarire. E ogni volta che noi aiutiamo qualcuno a guarire, ne riceviamo guarigione. È come quando noi sacerdoti siamo ministri della riconciliazione. La invochiamo da Dio e la otteniamo noi insieme con gli altri. E l'augurio che vorrei allora rivolgere a tutti, sentirci visitati dal Signore, sentire l'amicizia, fare esperienza della misericordia di Dio su di noi, rinfrancati, incoraggiati da questa presenza di Dio in noi, della sua grazia in noi, del suo perdono in noi, della sua misericordia in noi. Fare come Lui, metterci accanto ai fratelli per essere in qualche maniera guaritori delle loro ferite, delle loro sofferenze. E vedremo che guarendo le sofferenze degli altri, anche le nostre ferite si rimargineranno. Auguri di cuore per un Santo Natale e anche per un anno pieno di tanti doni da parte del Signore, ma anche da parte nostra, di tanta disponibilità ad accogliere la Sua grazia.